Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Recycling Center Simulator. Riprendiamo da questo punto. Allora, vabbè, qui avevamo ingrandito il magazzino delle macchine, però vabbè, le spostiamo dopo perché adesso siamo in orario di lavoro, quindi non vorrei perdere questa giornata. Quindi andiamo subito con le offerte. E vabbè, tanto le accettiamo. Praticamente tutte, anzi, una cosa che volevo fare, adesso siamo in negativo di soldi, però una cosa che volevo fare era, vediamo un attimo, allora, tipo vendere un attimino, mi sa che mi compro un altro di quelli con il camion, un altro di quelli raccoglitori di rifiuti. E vediamo. Allora, poi carta va bene, legno, ok, vetro vuole 25, eh no, ne abbiamo 19, un cazzo, non si può fare. Quindi niente, metallo, e metallo ne abbiamo un botto, 19, 10 qua, però non basta per arrivare a 800 per prendermi il camion per come raccoglitore di rifiuti. Volevo lingotti, va, te ne vendo, ne abbiamo 6, no, non si può fare, non si può fare. Allora te ne do 34 di questi, ma si va, un po' di moneta così, giusto per, giusto per. E no, che okay, adesso andiamo qua. Dov'è che si faceva? Negozio, aggiornamenti no, attrezzature no, dove cacchio è che si faceva? Ah no, si andava su staff, raccoglitore di rifiuti, non è vero per un cazzo, sì, no, invece è vero è questa, però sono scarsi, cazzo è sta cosa? 2 stelle no, no. Niente, no, non li prendo con 2 stelle, no, li voglio solo con 3, vabbè, niente. No, no, lasciamo perdere, lo prendiamo quando abbiamo uno con 3 stelle, va. Allora, tu vai. Vai un po' ovunque dove te pare, raccogli quello che devi raccogliere. Gli altri due, come ho detto, li devo fare io, per forza, perché non abbiamo ancora un altro camion che lo fa. Ah, di nuovo qua, eravamo già venuti l'altra volta e si rifà. Cazzo, avrei mandato uno di quelli che qua è una rottura di coglioni raccogliere la cosa che c'è in terra qua, però vabbè, cioè tocca, cioè tocca, tocca. Sembra che ce n'è anche molta adesso. Quindi, classica sedia, manca mai, eh? Allora, di qua, vaso. Eppure qua ce n'è. Ok. Allora, poi questo qui dentro, sì, ce n'è. Sacco pieno, come al solito. Questo lo andiamo a buttare dopo. Qui è a posto. Poi bisogna vedere se ce n'è là sopra, quindi ci andiamo subito. Perché poi se no ci dimentichiamo. Vediamo un po'. No, non c'è niente.
C'è della cosa lì sopra, vabbè, quello se lo vediamo passando da lì, quindi questo sacco lo buttiamo dentro. Allora, qui avevamo preso questo container. Pezzi grandi, come ho detto, sono una rottura di palla a prendere, però. Allora, qui è pulito, qui no. Come cazzo fanno a buttare delle bottiglie di bicchieri così random? Guarda qua, classico bombolone di gas, vaso, manca mai. Eppure una sedia del legno, va, tanto per gradire, eh. Ok, e qua ci siamo, qui è pulito, qui non c'è niente, allora qua sopra c'è della cosa, però prima facciamo qui giù, qui dentro niente, questa vabbè, va buttata da quella parte. Guarda dove cazzo era imboscato un pezzo, non lo trovavamo mai lì, meno male che l'ho visto perché... Quella era sicuramente introvabile, ve lo dico. Restavamo un'ora. Mi sembra che non c'è dell'altro, quindi. Vediamo. A parte che abbiamo anche il sacco pieno. A posto. E uno è fatto. Andiamo all'altro. Andiamo all'altro. Tanto ho sentito. Da fuori, ho sentito dei tuoni, cazzo, c'è un temporale, non è che mi piaccia molto usare il PC quando non ci sono dei temporali fuori, quindi mi sa che oggi facciamo un po' più in fretta, perché non ho sentito dei tuoni, rompere il coglione poi il temporale quando uso il PC, quindi manca la corrente per dire, quindi oggi mi sa che andiamo un po' rapidi, signori, ve lo dico. Sarà un po' più corto perché temporale, io ho detto, infatti io non lo uso mai il computer quando ci sono dei temporali, quindi rompe maroni, quindi andiamo abbastanza spediti adesso, eh? Cioè facciamo comunque, continuiamo, però vediamo un attimino di fare le cose rapide. Qua c'è anche tanta roba, vabbè, quello poi lo raccogliamo. Il distributore è sempre strapieno di cose, ma dire strapieno è poco, quindi pieno, cazzo, non avevo visto che avevo il sacco pieno. C'è la classica cassa, cassetti aperti, ma non c'è un cazzo. Inutile che cassetti aperti. Lingotto che non vale un cazzo, ma sempre brodo. Ok, mi sa che abbiamo anche preso tutto, non vorrei dire niente, ma vediamo un attimino, ma mi sa di sì, mi sa di sì. Un comodo e buttare questo, sì. Arrivederci, distributore, vai. È fatta. Vai, scaricate intanto che poi arrivano anche gli altri. Intanto mi sa che vado a svuotare anche quei contenitori che ci sono qua, perché comunque ce n'è. Adesso sono abbastanza pieni. Non tanti, però. Oddio, in effetti neanche tanto. No, no, guarda. Teneteveli. C'è ancora. Beh, non ne vale la pena, cioè, diciamo quello. Vabbè, dai, li svuotiamo, dai, sti cazzi, tanto.
Sempre brodo in più qua. Svuotiamo, svuotiamo. Anche perché mo dobbiamo fare orario perché devono arrivare gli altri, quindi inutile che. Tanto vale che svuotiamo quelli, va. Cioè, sono 30 kg comunque di cosa, però. Poi dopo spostiamo di nuovo tutti i macchinari più indietro. Mazzola, signore, qua sono. No, tutte le persone, sono tutti grassi qua. Sono tutti grassi. Ammazza. Qui hanno già finito addirittura di svuotare. Metallo, come ho detto, ne stiamo anche facendo poco, quindi va bene. Metallo ci può stare, va. Guarda, ma che cosa ha fatto un volo dalla. Per saltare il cassetto qua, lo sportello. Cazzo, ha fatto un volo dalla Madonna. Un saldo della Madonna. È brutto, proprio, è brutto, eh. Ok, allora, adesso facciamo smistare i rifiuti a questi qua e poi aspettiamo i camion che arrivano gli altri perché c'è ancora dei rifiuti da portare. Poi c'è un contratto da completare, ma quello penso che lo completiamo adesso senza problemi. Oddio, non sono tanto pieni, però vabbè. Svuotiamo uguale, va. Fa niente, va. Sempre in più, sempre in più, quindi. Sì, poi mi sa che mi prendo un altro di quelli camion che vanno l'ora a raccogliere, anche se poi ci vuole molto, ci metti tempo, ci mettono molto l'ora a tornare, quindi. Comunque devi andare anche tu a fare la raccogliere, quindi non è che non vai, perché sennò resti fermo qua senza fare niente, che ci fai qua? Andare devi andare anche tu, è inutile. Ok, allora, ma quasi quasi adesso spostiamo i cosi, tanto è inutile attivarli, allora. È giusto, magari li mettiamo un po' non troppo attaccati né al muro. Non come prima perché non c'era neanche spazio per passare. In realtà qua per fare tutto, quindi questi li spostiamo bene. Non così, maledizione. Ok, e uno è qua, poi questo. Allora, non troppo attaccati, come ho detto. Giusto. Così, no, un po' più qua, così. Dovrebbero starci tutti, eh. E niente, sbaglio sempre a cliccare, porca di qua. Metti anche questo, adesso c'è più spazio, sì, dai, adesso va bene, mettiamo questo. Qui. Dovrebbe esserci spazio, sì. Tra un macchinario e l'altro. Ok. Ah, perché in realtà ci sarebbe anche spazio per renderli anche più lontani tra di loro, però non vorrei che poi non ci sta. All'ultimo ci sta, vai, vai. Ah, sono arrivati intanto i camion, eccoli là, li ho visti arrivare, quindi. E poi mettiamo questo qua, perfetto. Ce n'era spazio, eh. Ce n'era abbondantemente, raga, guarda qua. Potevo allargare ancora di più tra i macchinari, però. Quindi, vabbè. Assolutamente, guarda qua. Però va bene anche così, eh. Non ci sono problemi, quindi. Allora, questo non so se lo può prendere. Sì, lo può prendere. Vabbè, vai, portali, portali questi. Quelli stanno scaricando. Aspettiamo un attimino. Stanno scaricando qua e poi si fa un po' di moneta, va.
Sì, c'è da completare quel contratto. Ok, vabbè, sto andando a prendere l'altro. Non avvia ancora nulla perché tanto aspettiamo che scaricano questi nel mentre. Beh, magari gli aiuto anch'io, uno è qua, dai, dai, gli aiuto anch'io perché sennò poi non la finite più. E allora comunque la mettono tutta bella ordinata la cosa, noi buttiamo tutto mucchiato, con cose anche fuori dai sacchi arancioni. Va bene, dai, ricicliamo, va, smista. Andiamo a svuotare anche questi contenitori e macchinari, poi vediamo cosa ne esce fuori. Dovrebbe essere una bella roba qua, eh? Oddio, non tanto. 18 qua. Abbidonato. No, ma dipende, dipende, perché magari in alcune cose sono andati con più cose, nell'altre mai. Per esempio, a metallo qua ne hanno preso molto. Quindi dipende. Vetro pure, 50 kg. Non è poco, eh. Adesso abbiamo le macchine belle cariche, quindi dovrebbe uscire molta cosa, eh? In teoria, quindi. Tra l'altro sono troppo attaccato al muro, si poteva anche giusto tornare un po' più là, però lo spazio c'è, però. Allora, partiamo con il metallo, che abbiamo 107 kg, però è che non ne mette più di 100. Però quei 7 kg non ho capito se rimangono pure. Dovrebbero rimanere perché ne avevamo 107. No, però secondo me li usa tutti in automatico. Però poi quello non l'ho capito, sta cosa. Quindi vado vetro 115, ma non ne possiamo mettere più di 100, come ho detto. Adesso si passa bene comunque tra i macchinari, eh? Meglio adesso. Decisamente meglio. Qui segatura poca. 65 è poco. Poca roba, poca roba. Qui 109. Vabbè, più di 100 non li metti. Abbiamo capito. Lasciamole lavorare niente. Ah no, vabbè, in realtà adesso non so se potevamo eventualmente prendere un altro di quelli che raccoglie rifiuti, ma con 3 stelle lo volevo. Vediamo un attimo se ce l'abbiamo. No, neanche a pagare, no, no. Aspettiamo un giorno dopo. Non ce n'è con 3 stelle al momento. Più che altro prepariamo le pedane. Perché sta uscendo quando non l'ho avviata questa? O in più non lo so, non l'ho avviata però. Questa non l'ho avviata. Non ho capito perché stanno uscendo da lì. Questa non l'ho capita. Infatti gli altri non ne stanno togliendo. Vabbè, vediamo. Mettiamo qua. Così sono pronte. Ok, allora, quale che hanno finito? Questa sta ancora lavorando. Stanno lavorando un po' tutte, mi sembra. Sì, stanno lavorando tutte. Eravamo belli carichi, eravamo belli carichi, ragazzi. Un attimino che si temporeggia e poi si inizia a cacciare. Allora, questa io come ho detto non ho capito perché cazzo ne ha cacciato fuori, però vabbè, intanto la prepariamo.
continuo a farne però. E poi questo era granuli di plastica, giusto? Sì. E continua a uscirne, va bene. Forse è quello rimanente in più che avevamo prima, e poi lo rifà in automatico. Penso di sì. Penso che sia così. Allora, qua. Niente, sta continuando. Stanno continuando tutto, cazzo. Mamma mia, non posso. Questa si è fermata, ecco. Allora, qua. La legna era poca, in effetti. Allora, qua possiamo fare di questo. 66, che tra l'altro serve pure perché è un contratto, quindi. Fibre di legno ne dobbiamo fare 36, ma ne abbiamo già 8, quindi 66 sono abbondanti. La legna, soprattutto queste fibre compensate così, questi pacchettini ne esce poco, l'ho notato, è quello che ne fa in meno. Quello ne fa in meno. So perché, però ne esce poco. Ma vedremo adesso quanti ne esce. Allora, hanno finito alcuni. Sì, allora qua siamo a posto. Questa è vuota. Dovrebbe essere. No, in realtà non ce n'era ancora. Altri 100, possibile? Possibile? Cazzo, altri 100. No, si è fermata. Si è fermata. 0,3 abbiamo, sì. Sì, ok. Ce n'erano in più, ce n'erano in più. Allora, lingotti. 109. 109. Ci provo sempre, ma niente, eh. Dovrebbero starne 9 kg, vediamo se li fa dopo. No, che poi in realtà forse posso fare una cosa, dividerli, perché vedete che ci sono altri spazi vuoti. E dovrei fare così. No, aspetta, ma dopo lo facciamo. Tipo qua. Vetro ne abbiamo ancora 15, quindi scrivi e aggiungi. Quindi rivai. Poi qua 23, quindi vai, era quello in più che non avevamo fatto perché più di 100 non ne puoi scrivere. Qua niente, non va bene. Vediamo qua 9 kg, va bene, vai, fai. Ok. Allora, credo che della legna avevamo finito, quindi possiamo intanto caricare questo subito. Ne stanno 90, non so se saranno. No, non so, 90 per niente. Vabbè, prendi e porta via. Qua stanno lavorando, qui no. Il vetro ha finito. Allora, il vetro ha finito. Quindi 161 la possiamo scriverne. 100 e poi 61. No, aspetta, ho sbagliato, ne rimane, vediamo, 61, quindi ecco, dovrebbe essere così. Poi dopo parte in automatico l'altra. Dividiamo così perché se no rimane sempre in più e non si capisce più niente. Poi questa era vuota. Sì, però era piena qui, quindi rotoli 122, quindi subito metti 100, poi di nuovo 22 e avvii. Dovrebbe andare così. Stessa cosa qua, no, qui mi sa che avevamo in realtà qua, no, aspetta, ne abbiamo, aspetta un attimo. 2 kg? Abbiamo 2? Non ne abbiamo. No, il legno era finito. Il legno era finito. C'era plastica però. Sì, c'era plastica.
plastica, quindi plastica possiamo farne. 72 qua c'è, sta giusto giusto. Avvia. Perfetto. Mamma mia, guarda qua. Guarda qua. Lingotti non tanti, non tanti. I lingotti penso che valgono molto, però anche se sono di ferro, di metallo. Stanno 140 e non ho pedana solo, vedi. Non è che ne abbiamo fatto poi tanti, eh. Però vabbè, vediamo quanto ci guadagniamo dopo. Porta via. Carta. Cazzo, carta sta arrivando. Carta è secondo me quello che fai di più in assoluto. Carta e plastica è quello che... Cioè, ne fai veramente una cosa... nessun stoccaggio, eh. Ma porca di quella. Nella carta siamo pienissimi, effettivamente. Anche se in realtà c'è stava qua. Non so perché non lo metto. Cioè, c'era ancora uno spazio, eh. Vuoi dire niente, ma... Va bene. Se non c'è sta, non c'è sta. Che dobbiamo fare? Continuiamo con il vetro, intanto. Che sta accumulando in una maniera assurda. Che anche questo comunque dovrebbe valere, non è che sia a basso costo, no? E cazzo, ma dobbiamo ingrandire il magazzino, assolutamente, perché non è possibile che non siamo giù. Ma nel vetro, ah, perché abbiamo sempre quel cazzo. Ma scusi, ma questi mettili qua. Che cazzo ci fanno quelli vuoti là, dai? La prenda adesso? Portala, va. Perché sennò poi... Portami via anche questa. Carta, come ho detto, siamo pieni. Carta, tanta carta. Ce n'è un botto qua. Vabbè, le riempiamo con le pedane. Aspetta che carichiamo ancora questa. Vediamo un attimino. Come sta ancora? Vai. E questa portala via. Poi mettine un'altra. Ah, vabbè, un'altra. Cazzo, allora vabbè, la lasciamo qua, ma sinceramente questo c'è sta qua, se dobbiamo dirlo, quindi. E vabbè, carta. Carta, dobbiamo prepararle, ma poi dobbiamo aspettare quando si svuotano il magazzino. Le carta ne stanno poche, sono grandi i rotoli, però nessun stoccaggio. Che rottura dei coglioni. Ma perché questo è messo male? Ecco perché, te lo dico io. Te lo dico io, per quello, perché è messo male questo. Guarda, te lo dico io. Ce n'è spazio, vai! Cosa cavolo? Ma ce n'è un botto! Ne stanno ancora uno, due, tre, quattro, cinque! Quel cazzo di motivo non va? Alla madò! Vabbè, lo vendiamo dopo, sti cazzo. Sì, suona, suona. Il problema è che ce n'è spazio. Come lo... mollalo così, va, se no si incasina per niente. Ok, allora intanto andiamo a vendere quel contratto che l'abbiamo fatto, che è tutto verde, quindi lo facciamo subito. Contratti. Dove cazzo era? Mo quello del che abbiamo accettato. Una parola. Quale cazzo era? Ah, questo qua. Consegna 2000, sì. Perfetto.
Allora, vediamo se possiamo farne qualche contrattino. Allora, questi qua con una singola cosa non sono tanto convenienti, però vediamo. Tipo questi con due cose. Non ho quello là, quindi niente, quello non si può fare. 78. Questo si può fare. Questo si può fare. Assolutamente. Questo si può fare. Ecco, ho sbagliato. Ma l'immortacci tua, dovevo aggiungere più soldi. Vabbè. Mi ha fregato, ma sbaglio tasto. Medizione. Questo qua, sì, si può fare. Sì, si può fare. E lo facciamo. E devo cliccare l'altro affare. Ma c'è affare scritto in tutti e due, non si capisce quale devi cliccare per quello per aumentare il guadagno. E quello è. Devi scrivere uno fai l'offerta e l'altro affare. Non lo so, perché se no così ti frega. Ok. Vabbè, accettiamo. Poi questi qua, no, questi non valgono un cazzo, non guadagno niente. Questo si potrebbe fare. Sì, questo sì. Allora, affare. 2000 non credo che li accetta, ma vediamo. Vediamo un po'. Ah, li ha accettati, vabbè, ok, quindi accettiamo. Basta, poi singoli. Con una singola cosa, come ho detto, non sono tanto convenienti, eh. Non sono tanto convenienti. È quello che dico, non sono più convenienti quelli. 1300 quello. Beh, questo ci potrebbe stare, 1300. Proviamo. Facciamo 1600, vediamo un po' se facciamo 1800. Niente, 1500. Sì. Ok, allora iniziamo a consegnare e poi vediamo. Consegna. Ah, non ho metallo pressato, non ho più metallo pressato. No, ne vuole 48, ne ho solo 7. Questo è un problema. Allora, abbiamo fatto 8000, che non è male. 8000 è già buono. Ci esce qualcosa tipo... c'è anche la fase 3 di quello. Allora, magazzino, aggiorno il magazzino per poter immagazzinare quantità maggiori di prodotto. Ecco, questo sì. Lo mettiamo. Che se no non va. Parcheggio, aggiorno il parcheggio per poter migliorare la tua flotta di camion. Sì. Addio moneta, però vabbè. Gli altri due dobbiamo fare la fase 3 ancora. Siamo arrivati al massimo comunque quasi di tutto. Vediamo un attimino una cosa. Cosa devo vedere? Ah, il negozio, sì. Aggiornamenti, robottino, che cacchio è che ti aumenta un po' di magazzino, ma non è che ne mette due, non è che spendo 1000 per niente. Vabbè, prova, va. Bon, minimo, perché se ne ho due robot va bene, fammi vedere. Se ne ho uno solo, no. Ah, ok, se ne ho due, va bene, allora ci sta come cosa. Perché se sennò... no, beh, due sì, va benissimo. Vabbè, andiamo a dormire, va, perché se no poi non abbiamo più. No, anzi, guardiamo le ultime cose. Poi aumentiamo anche queste due confini e aree delle macchine, così siamo al massimo con la fabbrica. Per quanto riguarda il negozio, vabbè, livello 17 per sbloccare un altro robot, immagino. Per un terzo, poi la fase 3 dei macchinari, come ho detto, si fa abbastanza in fretta, quindi
Non è una cosa che ci vuole molto. Altra cosa abbiamo sbloccato? No. Prendere qualcun altro come raccoglitore? No, hanno 2 stelle e una, non sarà un cazzo. Quindi andiamo a dormire, vediamo se ce ne sono migliori dopo. Va bene, va bene. Ok. E questa è fatta. Ci ha tolto un po' dei soldi, ma vabbè, ci sta pure, che non è che possiamo, abbiamo che pagare qua la gente. Allora aspetta, fammi vedere se posso prendere altri raccoglitori. Ma dai, ma che cazzo, sono sempre 2 stelle. E vabbè, dai, prendiamolo da 2 stelle. Allora, quello che costa meno 33, 34, 30, sono tutti uguali. Prendiamo il pelato. No, aspetta, sì. Ma sì, va che abbiamo 4 camion. Sì. Poi per quanto riguarda qua non possiamo prendere... assumere... Ah no, vabbè, in realtà forse ne posso assumere altri di questi. Lavoratore di smistamento, può essere. Secondo me sì. Assistente. No, cioè abbiamo già quella che prende anche meno. Chiamate giornaliere 5, sale la giornata 106. L'età è più grande, ma non ci interessa l'età. Va bene. Quindi abbiamo 4 camion e magazzino più grande, se non erro. Sì, ha aggiunto degli spazi in più. Bene, molto bene sta cosa. Che poi vabbè, dobbiamo decidere noi cosa mettere qua. Poi, se no il robot non va. Ah, vabbè, carta, ecco, carta. Che siamo strapieni per dire. Ecco, carta, guarda, vai subito. Perché, vabbè, che adesso la giornata è iniziata, non vorrei skipparla, quindi dobbiamo assolutamente andare a accettare le offerte. Questa è cosa da fare di notte, quando non abbiamo più tempo. Quindi vai con le offerte, va. Allora, quante ne possiamo accettare? Ah, un cazzo! Non possiamo... Non ho soldi, non ho soldi! La madò! Tocca vendere, raga, tocca vendere! Aspetta un attimo, aspetta un attimo! Perché se non hai soldi no... E niente, no, non puoi accettare le altre offerte. Quello è... Vabbè, li facciamo giusto così in un attimo. Giusto 2 spiccioli, tanto per accettare un paio di offerte, va. Allora, fai subito. Una, due, tre, vabbè, 5 erano, quindi mandiamo in 4, li mandiamo a quelli e io vado in una. Faccio un cazzo praticamente. Vabbè. È perché adesso abbiamo 4 che tra l'altro forse anche di più di... Secondo me 8 pure ne puoi mettere, perché ci sono spazi per altri 4. Direi di sì, direi di sì. Allora, guarda, tu vai... Vabbè, vai ovunque, te pare, va, vada, vada. Questo è il nuovo, quello pelato, l'abbiamo preso. Ma questi fanno la retromarcia in modo pericoloso, con i camion, eh? Cioè, io vado praticamente in un solo posto, devo dire. Vado solo in uno, quindi siamo a posto. Però vado, vado, perché... Cioè, tocca. Cioè, tocca. Allora, qui era da raccogliere un po' di... un botto di roba in terra così, sparsa nel... zona parcheggi, vuol dire, va, sì. Botto di roba qua. C'è dell'altro lì, no? Qui. Allora, fuori, a parte questi, sì, questi due. Ah, anche dall'altro lato c'è un casino di cose, quindi vabbè, la busta io quasi quasi la butto, tanto abbiamo solo questo posto da pulire, gli altri sono andati, gli altri raccoglitori, quindi non ce la frega un cazzo. Se
Occupiamo spazio con le buste, con i sacchi, perché tanto carichiamo solo questa cosa. Oh, c'è tanta roba. Pieno. Poi lo andiamo a mettere. Allora, fuori mi sa che abbiamo preso tutto. Adesso c'è la fase interna, quindi la fase interna direi che comunque sarà pieno. Non lo so, vediamo. Un po' di cose. Questa cassetta di legno. Vaso. Manca mai all'appello il vaso, la cassa scassinata, qua ci sono soldi, vai 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 vai. Allora, come si faceva? Non mi ricordo più. Cazzo. Mi ricordo così. Ok, vediamo un po' di moneta. Oddio, too speech, però vabbè. Meglio di niente, sempre. Tra lei si può scassinare la porta, poi vediamo. Ci sarà una cassa sicuramente, come al solito, dentro. Questa, vabbè, buttiamo dopo. Prima prendiamo le cose piccole. E mi sembra che qua non c'è più niente. Allora, a parte scassinare la porta, che lo facciamo dopo. Una tannica di benzina qua, non so cosa. Cazzo ci fa una tannica qua. Ok. Allora, lì in fondo sì, c'è della roba da prendere, ma neanche tanta, devo dire. Allora, le porte. Ce n'è qua, qua ce n'è. Il bagno è pieno. Un classico bombolone, non manca mai, eh. Queste cazzo di scatole te ne mette quantità industriale di queste cose. Sono quelle che più odio da raccogliere, tra l'altro. Perché, come ho detto, non le mette lo stesso nella. Il sacco arancione, quindi in teoria ci stavano, in teoria ci stavano, però niente, lui non li mette. Allora, vediamo se c'è dell'altro qui nel bagno, ma mi sembra di no. Vediamo questo, sì, c'è della roba, anche qui la solita scatola che non manca mai. Vabbè, lì dobbiamo scassinare, come ho detto, quindi. Poi non so se ce ne sono altre porte, ma mi sa di no. C'è una cassa, no? C'è anche cosa da prendere, in realtà. Questo vabbè. Mettiamo fuori. Però ce n'era cosa. Non era poca la cosa che c'era qua. Eh? Non era poca per niente. Sono una montagna di sti cosi da buttare. Questa è tutta cosa per il vetro, va. Ok, andiamo a buttare tutto. Ah, c'è anche una cosa lì nello scaffale. Meno male che l'ho visto. Quello se non me l'aveva segnato non l'avrei mai visto questo, ve lo dico, che era assolutamente introvabile, dai. Che cazzo lo vedeva quello là? Introvabile.
però per essere solo un posto che siamo andati ne abbiamo preso molta cosa, eh? Non era poca. Cioè, era un bel po'. Penso che abbiamo preso tutto, vediamo un po'. No, c'è ancora, guarda, di legno, rifiuto di legno. Vai, trovalo adesso. Vai, trovalo. Considerando che è un cazzo di posto enorme, può essere ovunque. Mamma mia. È una parola, mo. È una parola. È una parola. A meno che non abbiamo lasciato cosa fuori, perché può essere ovunque. È una bella parola adesso a trovarlo quello, eh. Che poi è una cosettina piccolina, però non ti dà il 100%, è inutile dirlo, quindi. Ma mi sa che io me ne vo lo steso, ve lo dico, Ma fai un cazzo se rimane così al 99%. Cioè, non ti dà l'esperienza, però vabbè, sti cazzi. Ma questo non si trova, raga, non si trova. Questo non si trova, ve lo dico io. Questo non si trova. Allora, chiudiamo le. Non è vero, non le chiude. Ah, negli scaffali non sembra, però. Boh. Ma di solito non te ne mette perché sono difficili da trovare poi negli scaffali. Anche se qualche volta te lo mette, come prima, però. Oh, diamo un'occhiata fuori, ma sembra che non vedo niente. Non vedo assolutamente niente, quindi no, fuori sicuro non c'è nulla. È sicuro dentro, ma vai, trovalo. Allora, qua niente, qua niente. Chiaramente una parola. Allora, chiudiamo le porte giusto per capire che lì non c'è un cazzo, così le escludiamo ste stanze. E quindi qua non c'è niente. Poi questa stanza, questa non la chiudi più, non so per quale motivo. Cioè non la, no, non la chiude più questa. Però direi che possiamo escludere anche questa stanza, quindi o è fuori o è da qualche parte in qualche scaffale lì. Due sono le cose, perché le stanze che abbiamo aperto non c'è niente. Mo bisogna controllare bene bene ogni scaffale, ma di solito, come ho detto, gli scaffali non ti mette cose piccole, ma cose grandi al massimo. Qui non c'è niente, qua non c'è niente. Qua non c'è niente. No, negli scaffali non c'è assolutamente nulla. C'è assolutamente nulla, raga, non. Vai, vai a cagare, va, dai, non. Cioè, restare così un'ora per cercare un pezzettino di cosa, no, 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 dai, anche no, anche no. Te lo tieni, va bene tutto, ma sti cazzi. Cioè, non fa la differenza nel guadagno, più che altro ti dà l'esperienza quando prendi tutto al 100%, è lì che. Però va bene, dai. No, 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 è introvabile, dai, non. No, posti grandi così sono introvabili, dai. Questa cosa non va bene, che comunque. Cioè, ti mette i posti, però sono troppo grandi, troppo sparsi, così non lo trovi. C'è il rischio di non trovare mai qualcosa, prima o poi, quindi. Quello è il problema. Ma non va più avanti?
Ah, non andiamo più avanti. Ok, quindi non si può. Ma più avanti non va. Non va. No, non c'è, dai, vabbè, sti cazzi, va, non frega un cazzo, va, via, 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 ciao. Boh, non, sinceramente, non, per cosettine così va bene tutto, ma restiamo, tra l'altro sono arrivati poi gli altri camion, quindi, va bene così, allora, intanto prepariamo questa, che, questa la possiamo anche portare via, via, da qui, poi prepariamo questa. E la prendi. Tanto mo spazio ne abbiamo a sufficienza lì. Mettiamo anche questi. Vabbè, qui ne sta ancora, quindi la facciamo riempire. E va bene. Vabbè, adesso con due robottini si fa anche un po' più, direi, in fretta, non velocissimi, però va bene, nel senso che meglio di prima, sempre meglio. Prepariamo tutto. C'è un botto di gente che sta lavorando per noi adesso, guardali lì che scaricano le buste, i sacchi. Siamo a posto, è pronti. Sto carrellino lo spostiamo perché poi in mezzo è. E poi non passa il robot, dice che non c'è spazio, non si sa mai. Allora, ci serve metallo pressato, ma proprio tanto, eh. Parecchio, quindi. Allora, vediamo se c'è da aiutare un po' questi. Sì, allora, qui ce n'è una. Iniziamo a portare, perché questi sono lenti come una cosa clamorosa. Altra vetta qua. Questa, vai. Sono arancioni come le buste, sono vestite. Direi che abbiamo portato tutto. Voi smista. Smistatele, mista. Ah no, ce n'era un'altra. Vabbè, va. Metti, poi. Poi tanto vanno. Ma vai. Smista. Ah, devo aspettare che arriva il sacco, vai. E qui sta tramontando pure il sole, eh. Giornata conclusiva di lavoro. Allora, qui. Mazza, 161 di legna, legna, sì, legna, porca di quella, vai. Qua ne famo, eh. Beh, resto poco, vetro. Non tanto, eh. E noi lavoriamo, cioè lavoriamo, andiamo a riciclare il pomeriggio tardi. Di giorno, cioè il pomeriggio alle 13, alle 14 stiamo raccogliendo rifiuti, poi alla sera, quando fa buio, iniziamo a riciclare, iniziamo ad avviare il macchinario, tipo alle 18, alle 17. Ah, perché in realtà puoi andare solo una volta al giorno a raccogliere, di più non puoi. Allora, siamo pronti, partiamo con il metallo, vai. Allora, quanto siamo qua? Poco, 58, eh? Vabbè, metti 59, poi quello che rimane. Si accendono le luci intanto qua. 30, vetro pure. Poca roba, ma dipende dalle zone che vanno, c'è molta cosa e poco dell'altro, e quello è. Non è sempre molto di uno dell'altro. 48, poca roba però, ragazzi. Sta uscendo tanta roba, eh? Era molto del legno però, avevo visto. Sì, legno morto. Fai 100 e 62. Poi qua. Vabbè, 80, 79 kg di
plastica. Adesso li facciamo finire. Vedete, quello che rimane in più lo caccia fuori dopo. Quello era in più di prima e lo ributta fuori. Vedete, anche qua tutta cosa che è in più, perché non l'ho ancora avviato alla seconda, secondo macchinario, però lui lo caccia perché ce n'era quello di in più di prima. Penso che era così, non lo so, non saprei, però penso che sia così. Allora, questa è pronta, prendila. Qui carichiamo, poi anche qua abbiamo da mettere. Qui sta continuando a cacciare. Ah, perché io questa comunque non l'ho avviata, però non lo so se poi lo fa in automatico lui. Adesso questa cosa non l'ho ben capita, forse lo fa in automatico lui, allora, vabbè, non lo so. Ah, perché posso avviarla anch'io, tipo adesso qua ha finito, no? Qui non c'è più niente. Però se vado qua ce n'è. Ce n'è ancora 34. Lo vedi. Non è vero un cazzo. Non c'è niente. No, allora lo fai in automatico. Non sto dicendo niente io. Lo fai in automatico lui. Però nel dubbio le controlliamo. Perché per esempio... però qua non avevamo, ne avevamo poco, non ne avevamo di più di vetro, no, no, era legno che avevamo molto, infatti il legno sta ancora lavorando e qui erano poche le cose. Vediamo qua, allora 44, no, non ne abbiamo più. Ne abbiamo più. Era questo che stava lavorando a cannone del legno. E anche plastica, devo dire. Sì, plastica ancora, adesso ne abbiamo fatto molto. E ha finito. Ha finito. Fammi vedere se qua possiamo farne. 7 ne fai? Sì. Ancora, non ne fa più, finito, è conclusa qua. Vabbè, carichiamo. Questa, vabbè, la porto, anche se è mezza vuota, cioè non è vuota, però ne stava ancora, quindi vabbè, tanto adesso non abbiamo problemi di spazio nel magazzino, se dobbiamo dirla, quindi può portare tutto, va, porta, porta. Allora, aspetta, qui non avevamo... Ah no, però sta ancora lavorando questo. Dobbiamo ancora aspettare. C'è ancora molto legno, cazzo. Vabbè, però posso avviare qui. Posso avviare anche questo. No, lasciamola finire, lo lasciamo riempire. Va. Tanto sicuramente ne stanno molto di quei cosi pressati. Ne stanno molti. Vabbè, aspettiamo. Finito? No, per niente. Non ha finito per niente. Contratti. Poca roba. Comunque si arriva fino al livello 20, penso, per sbloccare gli ultimi possibili contratti. Vabbè, che noi non stiamo neanche facendo ancora altri... Vabbè, certo, non stiamo facendo altre cose. Non abbiamo il macchinario della fase 3. È normale questa cosa, è normale. Bisogna ancora prendere il macchinario della fase 3, quindi... Che è un altro blocco che va messo in fila a questi, per tutti. È un altro blocco che va messo lì. Fai altre cose più valore, che ti dà più valore quando le vendi. Aspettiamo che finisce sta roba che ci sta mettendo una vita. Quanto siamo qua?
sta finendo. Metto un secolo, ci sta mettendo. Poi direi che ci salutiamo, eh. Anzi, direi che ci salutiamo adesso, raga. Sì, perché poi tanto deve fare pacchettini qua, poi vediamo i contratti. Dai, riprendiamo direttamente da qua, come sempre voi fatemi sapere, commentate con i videte, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Danks0689.